Questa è una di quelle auto, se così possiamo definire, un fuoristrada duro e puro, che sicuramente prendereste in considerazione se siete alla ricerca di un mezzo inarrestabile per affrontare qualsiasi tipo di terreno in qualsiasi condizione. La Ford Bronco, in quanto icona americana, in teoria non avrebbe bisogno di presentazioni, ma sul nostro mercato è una novità assoluta, per cui quale occasione migliore di questo perché comprarla per vederla insieme da fuori e da dentro e scoprire come va con questo 2007 V6 sotto il cofano. Prima però non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube attivando anche la campanella. Iniziamo! Fuori com'è? Che la Bronco sprizzi spirito Yankee da tutti i pori è evidente, e questo a prescindere dal fatto che ricordiate l'originale del 66 o meno. La carrozzeria possente sembra scolpita da un blocco di granito, con le forme super squadrate massicce e gli sbalzi ridotti per massimizzare gli angoli caratteristici quando ci si muove in off-road. Il design è razionale, ma ci sono anche elementi moderni come i fari a LED circolari. La filosofia è la stessa della connazionale Jeep Wrangler, e così come lei anche la Ford può fare a meno del tetto, scomponibile e removibile in diverse parti e delle portiere che possono essere tolte lì dove consentito. Per quanto riguarda le dimensioni, la Bronco è più alta che larga, il che è una rarità, 1,96 m la prima, 1,93 m la seconda. La lunghezza supera di poco i 4,80 m. E dentro? Da un mezzo così grande ci si aspetta uno spazio a bordo altrettanto importante. È così, ma solo in parte, e tra poco vi faccio vedere perché. Il bagagliaio invece, in quanto a capacità, è in linea con la media della categoria. Si parte da circa 550 litri a disposizione, con il vano che è accessibile attraverso la grande portiera incernierata sul lato, non comodissima quando si parcheggia in parallelo per il rischio di urtare le altre auto. La soglia è molto alta da terra, per cui si fa un po' di fatica nel caricare oggetti pesanti, ma una volta dentro lo spazio è regolare nelle forme. Il piano è coperto da una paratia in gomma e sotto c'è un piccolo doppio fondo. Per l'organizzazione generale ci sono anelli, ganci e una presa da 12 volt, con i sedili della seconda fila che possono essere abbattuti in configurazione 60-40. Dietro si sta comodi, anche se considerando le dimensioni esterne lo spazio è appena sufficiente, soprattutto per i più alti, considerate che io supero il 1,90 m, che si troveranno a sfiorare il sedile davanti con le ginocchia. Nessun problema invece per testa e piedi. Al centro sul tunnel non ci sono le bocchette dell'aria, ma una serie di prese di ricarica, compresa una comodissima 230 volt domestica. È fatta bene? Razionalità senza fronzoli. Per essere un fuoristrada duro e puro c'è la giusta dose di tecnologia, e i due grandi schermi qui davanti ne sono la prova. Senza dimenticare però l'aspetto pratico, i materiali di rivestimento sono per lo più in plastica rigida e pensati per resistere in qualsiasi condizione. E anche la disposizione dei tasti e dei rotori lo conferma. Sono tutti belli grandi e rivestiti in gomma per essere usati comodamente anche con i guanti e non far entrare polvere o sporcizia quando si va in fuoristrada. Da questo punto di vista la Bronco è super attrezzata, e lo si nota subito dalla grande maniglia lato passeggero e in generale dall'attenzione riservata alla scelta dei materiali, quelli giusti per resistere a intemperie di ogni genere. Per quanto riguarda i vani portaoggetti, al centro del tunnel ci sono i due portabicchieri, mentre davanti alla leva del cambio la piastra per ricaricare ad induzione il telefono insieme ad un paio di prese di ricarica. Altre due USB le si ritrovano anche sulla parte superiore della plancia, comode per esempio per collegare device esterni come una telecamera o una dashcam. Tornando ai vani portaoggetti, quello sotto il bracciolo è capiente, così come quello davanti al sedile del passeggero, mentre sono poco sfruttabili le retine delle portiere. Come funziona l'infotainment? Lo schermo centrale da 12 pollici è grande e incastonato al centro della plancia. Il software è il Sync 4 di Ford, non particolarmente elaborato nella grafica, ma intuitivo da utilizzare e molto chiaro. Ci si muove da un sottomenu all'altro attraverso le scorciatoie sul lato lungo inferiore, e da qui si gestiscono la maggior parte delle funzioni dell'auto, dalle classiche navigazione, anche se un po' scattosa, e intrattenimento, ai sistemi di assistenza alla guida, passando per le schermate dedicate alla guida in off-road. Inoltre è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, anche in modalità senza fili. La strumentazione dietro il volante è parzialmente digitale, su uno schermo da 8 pollici. Se ho dei bambini? L'angolo di apertura delle portiere è buono, e questo, insieme all'altezza da terra della carrozzeria, rende facilissime le manovre con il seggiolino. Gli attacchi ISOFIX si trovano solo sui sedili posteriori laterali e sono piuttosto annegati. Dietro gli schienali ci sono due retine, i finestrini scendono del tutto, e nel bagagliaio il nostro passeggino pieghevole, di cui trovate le specifiche in descrizione, entra in tutte le direzioni. Com'è da guidare?
Guidando la Ford Bronco sulle strade di Roma ho notato da subito due cose. La prima è che è proprio lei l'auto giusta per affrontare queste disastrose buche senza problemi. La seconda è che si girano tutti a guardarla perché è di un'imponenza che non si vede tutti i giorni. A parte gli scherzi, non è proprio il mezzo ideale per muoversi tra un semaforo e l'altro perché è lunga e larga, con questo motore consuma tanto, ma di questo ne parleremo tra poco, e trovare parcheggio non è facile. Tutto questo nonostante comunque la visibilità sia ottima perché le superfici vetrate sono ampie, la linea di cintura bassa e la carrozzeria squadrata permette di valutare bene quelli che sono gli ingombri della carrozzeria, e poi ci sono anche gli aiuti elettronici del caso come i sensori e il sistema di telecamere a 360 gradi che sono tutti puntuali e precisi. Dal posto guida si domina letteralmente la strada e anche il sedile è molto comodo, e tra l'altro anche la triangolazione con pedaliera e volante è buona e sembra quasi di non essere alla guida di un fuoristrada del genere. L'assetto è tendenzialmente rigido ma assorbe praticamente di tutto, potreste salire sul marciapiede senza praticamente accorgervene, mentre lo sterzo è leggero e preciso, non diretto, ma questo c'era da aspettarselo considerando che la Bronco e la sportività sono due concetti praticamente agli antipodi. Questo però non vuol dire che le prestazioni non siano buone, anzi, e il merito è della configurazione meccanica. Qui davanti sotto il cofano c'è un V6 a benzina da 2.7 litri che lavora in abbinamento a un cambio automatico a 10 rapporti che è bravo nel distribuire la coppia di oltre 560 Nm lungo tutto l'arco del contagiri. Alle basse velocità lo scatto è buono, un po' meno alle medie e alle alte dove l'aerodinamica e la massa non giocano a suo favore nonostante numeri alla mano il motore non sia mai sotto sforzo. In autostrada si sentono parecchi frusci aerodinamici, così come il rumore del rotolamento delle grandi gomme, ma comunque in linea con quella che è la tipologia del mezzo. L'ambito però in cui la Bronco dà il meglio di sé non è questo, non è la strada, ma è là dove l'asfalto finisce per lasciare spazio a ghiaia, neve, roccia, sabbia e chi più ne ha più ne metta, perché il pedigree è quello da fuoristrada vero nel vero senso della parola. Il telaio è a longheroni e traverse, la barra stabilizzatrice davanti può essere disaccoppiata elettronicamente per dare più escursione alle ruote anteriori e poi si possono andare a bloccare elettronicamente sempre i due differenziali per una ripartizione ottimale della coppia. Se a questo aggiungiamo la possibilità di guardare torrenti fino a 80 cm di profondità, ammortizzatori Bilstein specifici e un sistema, solo per citarne uno, che permette addirittura di fare perno su una delle ruote davanti per girare in spazi strettissimi, beh, ecco l'identikit di una delle auto più inarrestabili sul mercato. Attraverso il grande rotore qui sul tunnel centrale è possibile andare a selezionare diverse modalità di guida, sia per andare a regolare diversamente quella che è la gestione elettronica della coppia, sia quella che è la vera e propria motricità distribuita sui singoli assi. Di base la trazione è solamente posteriore, ma basta premere un tasto per chiamare in causa le ruote davanti, così come per inserire le ridotte. Quanto consuma? In città abbiamo percorso poco meno di 6 km con un litro di benzina. In autostrada a velocità di codice si sta sui 7, mentre in extraurbano si toccano gli 8, il tutto per una media di 7 km al litro che corrispondono a circa 14,5 litri ogni 100 km. E la sicurezza? La Ford Bronco non è stata ancora valutata dall'Euro NCAP, per cui rimanete sintonizzati sul sito di motorone.com per saperne di più su quando usciranno i risultati relativi alla sicurezza degli occupanti adulti, dei bambini, dei pedoni e sull'efficacia dei sistemi di assistenza alla guida. Sulla Bronco sono di serie tutti gli ADAS di ultima generazione, funzionano bene, sono intuitivi da utilizzare e si attivano dai grandi tasti qui sulla razza sinistra del volante. Giusto il mantenitore attivo della corsia ha qualche indecisione e peccato non ci sia un vero e proprio sistema di centraggio al centro della carreggiata, perché ogni tanto si cade in quell'effetto ping pong tra una linea di corsia e l'altra. Nel complesso però sono ampiamente promossi. Mi hanno convinto anche i fari a LED che fanno tanta luce e sono rapidi ad accendersi in modalità automatica. Quanto costa? La Ford Bronco ha un prezzo di listino che parte dai 77.000 euro della Outer Banks, sempre con il V6 a benzina da 334 cavalli. Questo è l'unico motore disponibile a listino, con il cliente che quindi ha possibilità di scelta solo per quanto riguarda l'allestimento, con il Badlands, quello più estremo di questa prova, che parte da 81.000. Tutti i prezzi sono sconti esclusi, con Ford che però è un habitué di questo genere di vantaggi cliente. Accessori consigliati?
La dotazione di partenza è già completissima, c'è praticamente tutto, vernice metallizzata esclusa che costa poco più di 1000 euro. Scegliete quindi l'allestimento in base alle esigenze. Se si usa la Bronco quasi sempre su strada, quello base è l'ideale, mentre se sapete già che il fuoristrada sarà la sua seconda casa, allora puntate al Badlands. Difetti? Dietro non ci sono le bocchette dell'aria per i passeggeri. Già dai 70 km/h in su, poi i frusci aerodinamici cominciano a farsi sentire parecchio in abitacolo e per finire la gamma motori è limitata al solo V6 a benzina. Un diesel sarebbe stato l'ideale considerando il tipo di auto, o anche un ibrido mild o plug-in. Quali sono le alternative? Per design e impostazione la rivale numero 1 della Bronco sul nostro mercato è la Jeep Wrangler, che però rispetto alla Ford è disponibile unicamente con un motore ibrido plug-in sotto il cofano. Prendendo poi in considerazione gli altri fuoristrada e SUV votati ad un utilizzo off-road, troviamo per esempio la Toyota Land Cruiser, la Ineos Grenadier, la Mercedes Classe G e le Land Rover Discovery e Defender. Voi tra tutte queste quale prendereste? Fatecelo sapere nei commenti. La Ford Bronco è una di quelle auto che, anche se non ne sapete nulla di macchine, vi girereste a guardare. Imponente, massiccia e da lampante DNA americano. In fuoristrada sono in pochissimi a vantare un equipaggiamento tecnico del genere, ed è proprio questo il motivo principale che giustifica la scelta di chi vorrebbe parcheggiarsene una in garage, oltre al fatto di possedere qualcosa di diverso da tutto il resto.